Allora, vi parlo oggi della branda comando 6 gambe di Mach 2. Troviamo a pagina 94 del nostro catalogo ad un prezzo di 179 euro. Allora, la branda in questione è questa, presenta un tessuto che dà proprio l'idea della robustezza, dell'affidabilità, un tessuto che comunque sia durerà nel tempo, una struttura in alluminio molto leggera e, come si vede, una larghezza tale da consentire un'ottima comodità. Grossi elastici per il tensionamento, quindi non si affossa, non si rischia il mal di schiena al mattino e via dicendo. Oltre a questo, dei piedini molto larghi, tutti regolabili indipendentemente, i blocchi di sicurezza, zoom qua, i blocchi di sicurezza sull'apertura delle zampe, in maniera tale che quando le sovrapposizionate all'interno della tenda non si rischi di rimanere incastrate o che le zampe si chiudano. È una branda a 6 gambe che presenta una particolarità molto 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 interessante che non si riscontra su altri oggetti. Intanto la apriamo, togliamo qualche formica dal mezzo. No, mi scuso, non è molto pulita, ma logicamente è un oggetto che viene usato abbastanza spesso. Allora, qui troviamo delle imbottiture molto generose sugli snodi, in maniera tale che questi non diano noia nel momento in cui andiamo a dormirci sopra. Avendo 6 gambe non è necessario andare a stringere queste ghiere nel momento in cui la si utilizza. Un tessuto molto 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 robusto e con tanti rinforzi, se riesci a zoomare più vicino magari. Questa sorta di nido d'ape. E la protezione antifango qua giù in fondo, appunto per i piedi, per poter sciacquare velocemente il lettino in caso lo si sporchi. La cosa molto particolare è che questo lettino viene fornito insieme in questa tasca ad una coperta compresa nel pezzo del lettino. Coperta che, fissata con dei bottoni, possiamo stendere su tutto il lettino e fermare con gli appositi clip di ancoraggio per coprirci interamente. È un tessuto molto particolare questo, totalmente idrorepellente. Vi faccio vedere quanto idrorepellente. Inoltre, se si può usare il lettino senza ombrellone, senza una chiusura, magari in presenza di zanzare, aprendo qua possiamo tirare fuori una zanzariera da stenderci addosso, magari avendo piantato dietro un picchettino per tenerla alta, in maniera tale che i fastidiosi insettacci non ci diano noia. E ora vi faccio vedere il discorso, appunto, dell'impermeabilità del lettino. Prendo un attimo una bottiglia d'acqua e, se la valletta si avvicina, faccio vedere quanto è impermeabile. È totalmente idrorepellente. L'acqua scivola via, non si inzuppa assolutamente e basta fare così. Completamente asciutta, completamente. Quindi anche dormendo solamente in due con un ombrellone, con i piedi di fuori in una notte estiva, anche se c'è un piccolo acquazzone d'umidità, non si ha problemi di bagnarsi. Veramente veramente un bel oggetto. Vi faccio rivedere il discorso di impermeabilità. Come vedete l'acqua scivola totalmente via. Asciutto. Veramente, veramente un ottimo prodotto.